sul mio vassoio del salato. Ottimo! Buon appetito! Grazie! Mi piace, che dite? Abbastanza, sì. Abbastanza. Abbastanza. Carmelo, ti piace l'esposizione, la varietà? Ma il pane piace sempre. Il vassoio salato non esprime emozione. Semplice. Tosca, ti è venuta fame? Ah, io direi di iniziare, ragazzi. Dai. Iniziamo col pane. Vai. Non ha profumo. Alessandra, ti ho visto un po' interdetta a tratti durante gli assaggi. Raccontami che cosa hai sentito. Allora, non c'è profumo. E dopo voglio porre questa domanda. Pane con lievito madre di sigale. Voglio sapere in che percentuale, perché è molto alveolato. Sembra quasi lievito di birra, quindi ho dei dubbi. Sì. Ti è piaciuto? Abbastanza. Abbastanza. Tutto da buttare, va bene? Il pane l'ho trovato, il casareccio, di buona fattura. Solo una mia curiosità. Sì. Ha una doppia cottura, come se fosse precotto. Però il pane, l'impasto è buono, la lievitazione è ottima. Cadè, col pane ci sai fare, fai un buon pane, assolutamente. Questo pane qua l'ho trovato crudo. È sempre un po' umido dentro, cioè è voluto secondo te o proprio un sì, po' di umido crudo? È diverso. Umido è diverso dal crudo. Esatto. Sì, perché non sono tecnica. Quando è crudo subito la mollica, vedi, si attacca. Io vorrei spezzare una lancia invece sulla cottura del rock broad, che è un pane che conosco bene. Per me è cotto, almeno ah, la ecco, mia fetta è un umido, diciamo. La mia fetta è cotta, non è crudo questo pane. E va fatto così. Prima di chiamare Catello, andrei avanti con i salati. Napoli, Napoli, sogno. Se sei napoletano, canta presto a me. Ci ha messo la buccia di limone in questa con la mortadella. Non ce l'ha detta Catello, ma sgrassa molto bene la mortadella. Molto buona, anche il profumo. Catello, ma la senti questa pizza di scarole? È gomma. La scarola, io la ritengo che è stata saltata in padella non perfetta, un po' scaldata, scaurata, diciamo. Scaurata si dice, esatto. Da noi, scaurata. Invece noi la sfriggiamo con l'alice salata. Effettivamente questa scarola sembrava un poco scaurata, cioè solo scaldata, come se mancasse un po' di personalità. Il casatiello non mi ha entusiasmato, perché il casatiello è totalmente un'altra cosa. E anche oggi mi trovo a ridire che il casatiello è nata storia, come dice Pino Daniele, è tutto nata storia. Alessandra, invece tu innanzitutto dal casatiello partiamo, perché partiamo, anche tu lo fai, ti è piaciuto più del tuo, di meno? Purtroppo no, perché gli affettati a me piace vederli. Mi piace vedere il pezzo di formaggio, il pezzo di salame, e tutto questo sgretolamento di affettati non mi piace. Però scusate, questa qui col prosciutto. Questo volevo chiedere. Questo è diverso. Ah, con la mortadella. Una squisitezza. Questo guarda, ho mangiato quasi tutta com'è, quanta. Dimmelo di nuovo, no? Lo devi ripetere pure tu. Una squisitezza. Ah, meglio di Totò l'hai detto, guarda, favore. Grazie Tosca, sto diventando un napoletano, quasi. Questo è il nostro vassoio dei dolci. Questo è proprio bello. Grazie. A voi, buon appetito. Il vassoio del dolce è veramente bello, ora dobbiamo vedere se è buono. E allora assaggiamo. Alessandra, che mi dici di questi dolci? Il cornetto l'ho preferito, la pastiera la trovo cruda, assemblata male e non ha sapore. Aspetta, è incredibile, perché a me è proprio il contrario. Il cornetto non mi è piaciuto, l'ho trovato un po' ammappazzato, si può dire? Si può dire, mappugiato. Sì, mentre la pastiera, devo dire, mi sembra proprio una pastiera di tradizione, mi è piaciuta molto, ma la caprese no, perché non è proprio una caprese, è un altro dolce completamente. Bisogna cambiare nome. No, è proprio stata chiamata spritz, che ne so. Com'è con lo scioglilingua napoletano? Ah, che stai rumore, scugnizza, casa balla tutte pizze, trovate ma pizze, che fanno rui carizza, vaso, pizza, mane, frizzo, proprio gustetto, c'ha vizza, chiudo sprene, chiudo la pizza, che stai rumore, scugnizza. Ah. No, non riuscirò mai a dirlo quello, neanche dopo anni e anni. Adesso studio un mesetto, poi ce la farò anch'io. Ce la fai. Tosca mi sta facendo lezioni di napoletano. Forse queste lezioni di napoletano per Fulvio sono partite un po' troppo difficili, ecco. Livello 10, dobbiamo partire un poco più... Ehi, Guaio, come stai? Più dalla base.
Carmelo, invece cosa mi dici tu di questi dolci? La caprese rivisitata da... Non sa di caprese? No, è un altro dolce proprio. Non sento i sapori del Vesuvio, ma la tradizione dove sta?